Nella scorsa lezione abbiamo presentato una panoramica dei tre diversi organi riconoscibili nel corpo vegetativo delle piante vascolari. Ricordiamo che le piante vascolari sono dotate di tessuti conduttori e di tessuti di sostegno. Passiamo ora ad approfondire il fusto e focalizziamoci sulla differenza tra ramificazione monopodiale e ramificazione simpodiale. Nelle piante vascolari il fusto, l'abbiamo visto la scorsa volta, è l'organo deputato al sostegno, al collegamento tra le foglie e le radici, alla conduzione al suo interno della linfa, sia grezza sia elaborata, e anche a funzioni aggiuntive, come quella di riserva. Approfondendo il fusto, la prima distinzione da fare è tra corpo primario e corpo secondario. Il corpo primario è l'unico presente in molte piante ed è quello che deriva dai meristemi primari. Parlando di fusto e di rami laterali, l'accrescimento primario corrisponde all'accrescimento in altezza del fusto o all'accrescimento in lunghezza dei rami. Il corpo secondario è presente solo in alcune piante ed è quello che deriva dai meristemi secondari. Cambio cribro legnoso o cribro vascolare e cambio suberofelodermico o fellogeno. Parlando di fusto e rami, l'accrescimento secondario è l'accrescimento in larghezza, meglio in diametro, del fusto o dei rami. Passiamo ad analizzare ciò che è evidente davanti ai nostri occhi quando osserviamo una pianta. Parliamo della ramificazione delle piante vascolari che può essere monopodiale o simpodiale. Dividiamo le piante vascolari secondo due tipi di ramificazioni: piante con ramificazione monopodiale e piante con ramificazione simpodiale. Come nostro solito, analizziamo i termini per ricordare i concetti. Monopodiale etimologicamente significa con un solo piede. Simpodiale etimologicamente significa piedi insieme, a piedi uniti. Nella ramificazione monopodiale il fusto principale si accresce sempre più rispetto ai rami laterali. Gli assi laterali non sostituiscono mai il ruolo dell'asse principale, non diventano mai predominanti e l'asse principale continua ad allungarsi indefinitamente. Queste piante hanno allora un solo piede, il fusto principale. Nella ramificazione simpodiale, invece, il fusto principale non è predominante sui rami laterali ed arresta presto la sua crescita. Gli assi laterali sono favoriti rispetto all'asse principale e questo proprio perché il fusto principale cessa presto il suo allungamento. La ramificazione simpodiale è costituita da un complesso di assi di ordine gradatamente superiore e queste piante hanno allora i piedi uniti nel fusto principale. Sia chiaro, le definizioni etimologiche devono essere solo un aiuto alla memoria, mi raccomando. Ora, se vi chiedo di pensare a un albero così, in astratto, a che albero pensate? Io penso all'albero di Natale, un albero che almeno da noi ha la caratteristica struttura a punta. L'albero di Natale è il classico esempio di ramificazione monopodiale. Il fusto principale è più alto, più cresciuto e più sviluppato rispetto ai rami laterali e si ha la classica punta, quella su cui mettiamo il puntale. Il fenomeno alla base della ramificazione monopodiale si chiama dominanza apicale. La gemma apicale inibisce lo sviluppo delle gemme laterali. Ricordiamo che la gemma apicale è costituita insieme ad alcune foglie ai primi stadi di sviluppo da un gruppo di cellule meristematiche che danno origine al fusto principale. Mentre le gemme laterali sono strutture simili alla gemma apicale, ma da esse prendono origine i rami laterali. La dominanza apicale allora è il fenomeno per cui non si sviluppano nuovi rami laterali in prossimità della gemma apicale, cioè in prossimità della punta delle piante con ramificazione monopodiale. Ora, la dominanza della gemma apicale si riduce man mano che ci si allontana da essa e da questo derivano due cose: la mancanza di rami nella regione di fusto più prossima all'apice,
la differenza di sviluppo tra i rami più in alto, più vicini alla gemma apicale, e i rami più in basso, più lontani dalla gemma apicale. In una pianta a ramificazione monopodiale, i rami laterali sono tanto più sviluppati quanto più ci si allontana dall'apice. L'albero di Natale ha rami più grandi e sviluppati verso il basso, più piccoli e meno sviluppati nei pressi della punta. Pensare ad una pianta a ramificazione simpodiale, almeno per me, è meno intuitivo. Per permettervi di visualizzarne un esempio, prendo a prestito il tiglio riportato nell'immagine presente nella voce di Wikipedia simpodiale. Vedete come il fusto principale si divide in due rami di primo ordine, grandi e sviluppati, da cui generano rami di secondo ordine e così via. Nelle piante da crescimento simpodiale come tigli, appunto, la gemma apicale viene presto abortita e il fusto principale arresta presto il suo accrescimento. Le piante a ramificazione simpodiale non presentano la punta come l'albero di Natale di casa nostra, perché la gemma apicale viene abortita, l'accrescimento del fusto principale viene arrestato e il fenomeno della dominanza apicale visto poco fa viene interrotto. Se avete capito come funziona la dominanza apicale, vi torna chiaro che senza di essa le gemme ascellari sono libere di sviluppare i rami laterali di primo ordine, di secondo ordine e così via. Nell'immagine del tiglio che vi ho mostrato si vede bene il punto in cui si è arrestato l'accrescimento del fusto primario ed è cominciata la crescita dei primi due rami laterali, belli grossi e sviluppati. Fatemi sapere se vi sono stata di aiuto con un like ed un commento. E se siete capitati qui per la prima volta, iscrivetevi gratuitamente al canale per permettermi di offrirvi ogni settimana contenuti sempre nuovi. Restate connessi con me e con la biologia. Appuntamento alla prossima lezione per una nuova tappa del nostro viaggio nel verde della botanica. Ciao e buono studio a tutti!